Siamo a un punto che Rimini riparte. Prima di fare il sopra, di costruire sopra, abbiamo pensato di fare il sotto, le fogne. Senza mettere a posto il nostro mare, noi non avremmo avuto futuro nella nostra economia, nel turismo, nella nostra proposta di città. Interveniamo su 11 sforatori. Forse ci siamo fatti del male perché abbiamo in questi 70 anni pensato più al sopra e meno al sotto, ci siamo fatti anche male, magari quando raccontavamo noi stessi riminesi, guardate come siamo messi male perché scarichiamo a mare. Oggi, è chiaro a tutti che non me ne vogliono gli altri comuni, però da Trieste, passando per il sud, la Puglia e la Calabria, arrivando a Genova, in casi di forti piogge tutti scaricano a mare, l'Italia ha abbandonato negli ultimi 70 anni la tutela del territorio, franano colline, vengono giù territori, si scarica mare. Rimini è in controtendenza perché è il primo territorio italiano che non solo dice che ha un problema, ma si è messo in moto per risolverlo. Stiamo intervenendo organicamente, lo avevamo detto, lo abbiamo fatto. Bisogna fare le fogne, sono le fondamenta della città. Quando il tuo paese è colpito da un terremoto sociale, economico, politico, salta il lavoro, saltano le istituzioni, quando la tua casa, Rimini, è colpita da un terremoto, è chiaro che ognuno davanti a casa ha una crepa, ha una buca, c'è l'infisso rotto, c'è il vetro rotto. Ma se non riparti dalle fondamenta, la casa Rimini del futuro non sta in piedi. Le fondamenta si chiamano fogne. 11 interventi, tutti ormai cantierati. Oggi siamo molto orgogliosi di dire che entro la prossima stagione balneare si chiuderanno due scariche a mare nella zona nord, Sacramora e Turchetta. Abbiamo fatto il depuratore, c'è il tubone che coinvolge le acque, le porta per depurarsi al depuratore. C'era una parte difficilissima e io voglio dire grazie, grazie ai riminesi, perché c'è il comune che sta facendo la sua parte, c'è il gestore, c'era, ma ci sono anche i riminesi. Perché fatto il tubone, fatto il depuratore, c'era anche la parte più delicata, e cioè quella che da casa propria ognuno doveva allacciarsi alle nuove fognature. Bisognava andare nelle case, capire se c'era un misto di allaccio proprio o improprio, se c'era un misto di acque bianche e acque nere. Abbiamo costruito un percorso partecipato, abbiamo inviato 25.000 lettere ai cittadini riminesi, abbiamo fatto, lo guardo qui, più di 30 incontri, abbiamo aperto uno sportello per dire che problema hai, come è messa la tua situazione, abbiamo aperto un indirizzo di mail. Bene, oggi i riminesi hanno risposto su 903 utenti, siamo al 94% di immobili, di utenti, di famiglie che si sono allacciate propriamente, il proprio scarico è stato allacciato al sistema fognario, cioè si è entrati nelle case e si è costruito insieme il nuovo sistema fognario. Il percorso partecipato è stato anche molto importante perché ai cittadini riminesi, confrontandoci, abbiamo capito che c'era anche la necessità di valutare ognuno in quella casa come avrebbe potuto fare l'allaccio alle fognature. Lo vuoi fare da solo? C'hai un idraulico di fiducia? Conosci un'impresa? Hai i prezzi migliori? Fallo. Proponi il progetto, se non sei in condizione puoi rivolgerti a ERA. Quindi l'idea di essere proprio trasparenti, dobbiamo fare le fogne, le facciamo insieme, guardiamo come si possono fare al meglio, come si può spendere di meno e oggi questa grande partecipazione in questo caso dell'area nord della città ci consente di per la prossima stagione balneare chiudere due scariche importanti, Sacramora e Turchetta. Poi partiremo anche per altre aree di Viserba e Viserbella per chiudere altri scarichi come Sortie e altri della zona nord, Matrice ed altri, quindi parte questa grande operazione di chiusura degli scarichi a mare, meno riduzione di divieti di balneazione, contemporaneamente è finita la talpa 1 nella zona sud, quindi ha completato il primo lavoro, parte la talpa 2 che proseguirà verso appunto Bellariva l'ospedale. Stiamo completando la grande vasca di laminazione, uno scatolone sotto l'ospedale che raccoglie le acque per portarle alla depurazione e nelle prossime settimane parte il grande cantiere di scavo sulla piazza Kennedy dove c'è l'ausa. Un investimento straordinario, tecnologie innovative, l'impresa che ha proposto tecnologie migliori, ha proposto anche una riduzione di lavori per 400 giorni in meno, quindi ci saranno 400 giorni in meno per realizzare una vasca che terrà 35.000 fino a 40 probabilmente metri cubi.
ci saranno delle pompe sopra che le acque che arrivano sporche vengono pompate e mandate al depuratore di Santa Giustina, un'opera straordinaria. Il tombinamento dell'Ausa su Piazzale Kennedy sarà ultimato entro aprile. Quindi partono, come dire, i primi pezzi del nuovo lungomare, facendo prima al sotto le fogne e poi, come sapete, il grande progetto di rigenerazione urbana con 365 imprese che hanno detto adesso facciamo anche il sopra. Alberghi, bagni, stabilimenti balneari, imprenditori, una Rimini in movimento, in marcia. Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, non tanti, non tutti ci danno una mano, ma questa forza riminese oggi ha preso in mano la propria città, la sta cambiando e la sta risanando da un punto di vista ambientale.